grazie e buon lavoro anche alla Polizia Municipale di Firenze. Ed ora l'approfondimento di Buongiorno Regione. Frida Zampella ci porta nelle campagne del Valdarno ad incontrare alcuni giovani che hanno scelto di fare i contadini. La Regione Toscana sta finanziando ben 600 domande per finanziare proprio un'attività agricola. Insomma, non potremo più dire braccia strappate all'agricoltura. Vediamo. Ci sono progetti originali come un allevamento di lumache, lunigiane, progetti più tradizionali ma con un valore familiare forte, portare avanti l'azienda dei genitori innovandola, rendendola competitiva sul mercato agricolo, non disperdendo così beni e culture. I giovani tornano alla terra, riscoprono il piacere di lavorare in agricoltura. Il bando della regione per i finanziamenti per i giovani agricoltori dai 18 ai 40 anni non ha mai registrato tante richieste come quest'anno. 70 milioni di euro di fondi comunitari, unico requisito avere un pezzo di terra o impegnarsi a comprarlo nel giro di un anno per avere dai 40 ai 130 mila euro. La regione spera di aiutare oltre 500 giovani. In questo momento il contatto con la natura è un buon sbocco di lavoro perché comunque ti dà opportunità di crescere, ti dà opportunità di crearti la tua nicchia, soprattutto sicuramente ci vuole tanta passione, tanto spirito di innovazione e tanta voglia di fare qualcosa. Quando ci sono questi presupposti e diciamo anche un fazzoletto di terra come il nostro, che comunque la realtà è piccola, però ci proviamo. Cristian Taddei spera nel finanziamento per rilevare l'azienda di florovivaismo del padre, lanciandola anche verso le coltivazioni biologiche. Lo troviamo al lavoro nelle serve di Montanino, proprio di fronte alle balze di Reggello. Tu hai chiesto questo finanziamento al bando Giovani Sì, che cosa pensi di portare di innovazione in questa azienda? Io volevo appunto incrementare ancora di più la produzione d'ortaggi, entrare in campagna amica, grazie appunto alla Coltiretti che ci ha diciamo illustrato e informato su questo, legare un discorso di filiera corta, di produzione diciamo quasi biologica o comunque biologica e dare una certificazione in più al cliente. Matteo Mugelli il finanziamento della regione lo ha già ottenuto, scommette su vino e olio con una certificazione biologica già acquisita ma con idee nuove, ad esempio la commercializzazione in ambito farmaceutico del loro olio che ha tutte le qualità organolettiche richieste. Tra i filari di Viti Olivi di Chiesa Nuova ci accompagna insieme alla sorella Marta con il pancione. Subito dopo aver girato queste immagini è nata la piccola Olivia. Noi con questi soldi che abbiamo avuto da questo bando abbiamo sostanzialmente investito sull'azienda, ristrutturando principalmente il frantoio e in secondo momento ci ha aiutato poi a fare anche una bottega di vendita diretta dove ci ha aiutato la Coldiretti. Abbandonare quello che uno ha, qualsiasi attività uno eredita secondo me non la dovrebbe abbandonare, soprattutto un territorio come questo, una terra come questa, una possibilità di fare produzioni di eccellenza. Voglio dire, ci rende anche orgogliosi. La maggior parte delle richieste arriva dal sud della Toscana, dal Grossetano. Una su tre è stata presentata da giovani sotto i 25 anni, un altro terzo dagli over 35. Il 34% del totale sono donne. Ci sono laureati, disoccupati, licenziati, altri che si dicono stufi di un lavoro soffocante. Se il lavoro è vita, i giovani cercano di affrancarsi da un impiego dipendente e puntano ad una vita più rispettosa dei ritmi della natura, come quella che Marta vuole dare a sua figlia Olivia. Tra gli olivi.